Giuseppe Cantalupo, anche tu qualificato per i criteri di Riccione, praticamente è la prima volta che sei ai nostri microfoni, stai anche tu crescendo in maniera molto esponenziale. Sì, abbiamo centrato l'obiettivo sui 200 farfalla e appunto mi sono qualificato per i criteria. 2008. Senti, tu sei giovane, di che anno sei? Beh, insomma, giovanissimo, ho detto giovane, ma in realtà sei giovanissimo. Evidentemente devi combinare gli allenamenti con gli impegni anche scolastici. Vabbè, sì, è giusto. Io faccio molti sacrifici sia per la scuola che per il nuoto e appunto mi riesco a cioè, Combinarli bene. a combinarli bene sia la scuola che il nuoto. Qui in palestra, all'M2, ma in piscina, evidentemente nel tuo caso, quante volte vieni alla settimana? Allora, io con il mio amico atleta Alessio veniamo 6 volte alla settimana. Contando i doppi, io faccio un doppio a settimana, quindi in piscina veniamo 7 volte alla settimana e poi facciamo 2 sedute di palestra. Sì, Praticamente tutti i giorni. tutti i giorni veniamo. Poi bisogna metterci quando andate a gareggiare anche le trasferte. Beh, sì, è giusto. Quest'anno credo che faremo massimo 2 o 3 trasferte e là cercheremo di accentrare altri obiettivi. Senti, l'obiettivo tuo qual è nell'immediato futuro? Magari prendere la medaglia al 200 farfalla a Riccione ai criteria. Accontenti di poco? Vabbè, comunque già è un buon obiettivo. Era ironico il mio ti accontenti di poco, insomma, perché sarebbe per te, credo, e anche per l'M2 un risultato assolutamente prestigioso. Vabbè, sì, sarebbe un sogno arrivare già terzo in Italia con 2 atleti molto forti che stanno sopra di me. E comunque cercheremo di dare il massimo e di centrare questo obiettivo.